chiamato. Noi lo chiamiamo in un altro nome, lo chiamiamo la minaccia che incombe sui lavoratori dipendenti di oggi, ma soprattutto su quelli di domani, che si ritroveranno a fare i conti con un sistema di tutele e diritti sul lavoro praticamente inesistenti. Di solito quando c'è la parola inglese c'è anche la fregatura, è così anche in questo caso? Beh, sicuramente questo è uno di quelli. Dopodiché la verità è che vogliono spacciare queste misure di cambiamento del mercato del lavoro per delle misure che dovrebbero aiutare l'occupazione e rilanciare il paese. Il problema è che l'aumento della flessibilità in questi anni, tutti gli studi dimostrano che non ha contribuito a minimamente a migliorare la situazione. E sono aumentati i disoccupati e la flessibilità non risolve il problema. Questo dato ormai è abbastanza risaputo in giro per il mondo, ci sono studi di tutti i tipi che dimostrano che più flessibilità non corrisponde all'aumento dell'occupazione. Renzi queste cose le sa, vuole rinnovare riproducendo le stesse ricette che ci sono state in questi anni. Rinnovamento significa effettivamente cambiare strada. Cambiamento della strada è innanzitutto, se vogliamo salvare gli occupati intanto, perché continuiamo con la spending review a tagliare posti di lavoro, tra l'altro in servizi essenziali di grandissima importanza, nel campo della sanità, nel settore educativo, nel settore delle pulizie e nella ristrutturazione e manutenzione delle scuole, ci sono tagli dappertutto e sono a opera di questo governo. Per cui oltre alla riforma del mercato del lavoro che non cambierà la situazione, questo governo sta producendo più disoccupati.